Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la conduttrice Mara Venier fa una dichiarazione che lascia il popolo del web e i fan senza parole, ecco di cosa si tratta. Una delle conduttrici tra le più stimate sul panorama artistico e dello spettacolo italiano è lei, Mara Venier. Una donna che con il suo carattere diretto, schietto e solare ha colpito il cuore degli italiani nel suo show che conduce da circa 30 anni, Domenica In. In molti la definiscono la zia della domenica per via della sua trasmissione e questo nomignolo è stato oggetto anche del Fantasanremo 2022. Una donna che ha davvero tanto talento e professionalità da vendere, uno dei pilastri dell'azienda Rai che, insieme ad alcuni dei suoi colleghi, hanno fatto la storia dell'azienda. Inizialmente la donna, per seguire il suo primo marito, si trasferisce a Roma dove comincia ad effettuare dei provini, venendo quasi subito scritturata in alcune pellicole cinematografiche fra cui Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini e ancora, Zappatore, 1980, di Alfonso Brescia con Mario Merola, e molte commedie all'italiano come Testa o Croce, 1982, di Nanni Loi e alcune commedie all'italiana al fianco di Jerry Callà. Appunto, la donna è stata legata sentimentalmente a quest'ultimo, ma la loro storia d'amore terminò per i presunti tradimenti dell'uomo. Oggi, invece, tra i due vi è un bellissimo rapporto di stima e di affetto reciproco, tanto che, l'uomo ha pronunciato queste parole dedicate alla Venier affermando: "La mia più grande amica". Con l'affetto che resta dopo l'amore e con l'intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos'altro di ugualmente bello e pieno di complicità. Amo la sua schiettezza, il suo essere sempre di pancia, empatica e pronta a commuoversi, ma anche a gioire spontaneamente. È una delle persone più vere che conosco. Zia Mara ha deciso di raccontarsi in una bellissima intervista ai microfoni dell'editoriale Il Messaggero, rivelando dettagli sulla sua vita privata. La confessione di Mara Venier. In una lunga intervista ai microfoni dell'editoriale Il Messaggero, la splendida zia della domenica si è lasciata andare in una lunga confessione circa diversi temi che hanno toccato la sua vita, come il Covid-19. Ella ha confessato di aver avuto molta paura affermando: "Quando è scoppiata la pandemia, senza vaccini, ho avuto paura. Nel pieno della bufera ho chiamato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta e gli ho detto che mio marito ha un enfisema polmonare e io ho una certa età. E non sarei andata in onda, cosa che per una domenica ho fatto". Dopo una telefonata di Saline Coletta, direttore di Rai 1, la Venier è riuscita a tornare in onda: "Sono andata in onda da sola. Durante le pause pubblicitarie non facevo altro che piangere. Tutto questo, però, ha cambiato la mia carriera. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao".